Andrea, quelli che seguono da anni le nostre conferenze lo conoscono, magari gli altri un po' meno. È un uomo dai mille interessi, bisogna proprio dirlo, e con un'abilità manuale incredibile, visto che gli anni scorsi in presenza, una delle caratteristiche delle sue conferenze era l'oggetto misterioso che proponeva e che ci ha molto divertiti e interessati in passato. Prima della pausa Covid, bene o male, ogni anno faceva il suo viaggio in Egitto, quindi direi che lo conosce molto bene. Ho avuto la fortuna di fare un paio di viaggi con lui, di vederlo parlare in arabo con le guide, cosa che non solo attirava la simpatia, ma ci ha consentito anche di vedere dei posti dove i turisti di solito non vanno perché non sono interessati o perché, insomma, non è nei tour ufficiali, diciamo. E conosce i geroglifici e anche sempre durante uno di questi viaggi abbiamo passato un paio d'ore a controllare pezzetto per pezzetto un grande muro del Tempio di Edfu, alla ricerca di un'iscrizione di cui lui aveva un disegno mal fatto per poterla fotografare, e quindi i viaggi con lui sono veramente interessanti. E a questo punto vi dico solo che ci porterà in una piccola isola vicino ad Aswan e vicino alla più famosa isola di File. Un'isola dove fin da tempi remoti veniva venerato Osiride, c'era un piccolo tempio ed era un'isola dove solo i sacerdoti potevano entrare, quindi era misteriosa anche per gli egiziani dell'epoca. A questo punto non gli porto via altro tempo. Andrea, vai. Bene, sono proprio contento di vedervi tutti ed è un piacere stare con voi. Mi manca, devo dire la verità, un po' la sala riunioni, lo scricchiolare delle sedie, le persone che parlottano, però insomma vedervi tutti qui insieme mi fa piacere, è un momento di condivisione, così dimentichiamo un po' anche questo virus e queste disgrazie. Ringrazio rapidamente l'SFA perché ogni anno mi ospita. Ringrazio anche Marina per la presentazione, per aver condiviso viaggi e fotografie e Feliciano in particolare che fa veramente un lavoro di regia che è insostituibile. E cominciamo allora. Stasera, diciamo, quello che ho preparato e quello che voglio raccontarvi è una specie di avventura, una specie di ricerca, un'indagine che ho voluto fare. Come ha detto Marina, su un luogo che non esiste più. È un luogo che è su quest'isola, che adesso si chiama Bighe in lingua araba, che non si può visitare, tra l'altro, almeno per i turisti. E quest'isola ospitava due costruzioni particolari, tutte e due dedicate a Osiride. Una era un tempio, il sacro tempio di Osiride, di cui resta poca traccia. E l'altra era l'Avaton, cosiddetto, che era il sacrario dove era custodita, sepolta una parte di Osiride, un membro, perché Osiride, lo vedremo più avanti, dopo la sua morte era stato smembrato dal fratello Set e quindi era ridotto a pezzi. Questo santuario, questa specie di piccolo tempietto, questa cappella che raccoglie queste spoglie, in tempi tardi è stato chiamato Abaton ed è qui che ho preso il titolo della conferenza. In realtà il nome è greco e Abaton viene dal greco batos, che vuol dire accessibile, fornito di una via di accesso. Con l'alfa privativa davanti diventa abatos, aggettivo, sostantivizzato Abaton e quindi luogo inaccessibile, non ha vie di accesso o comunque è proibito l'accesso, è un luogo puro, un luogo sacro. E questo lo dice lunga sullo scopo per cui è stato destinato. Prima diciamo, di parlare però della ricerca stretta, quindi di parlare di questo luogo, e il nostro obiettivo sarà di ricostruire, almeno virtualmente, agli occhi della mente e agli occhi del cuore, questo particolare luogo puro e sacro,
Prima di partire rivolgiamo uno sguardo e purtroppo devo introdurre anche i protagonisti, Iside e Osiride. Speravo di fare una presentazione estesa per tutti e due questi divinità, purtroppo per ragioni di tempo devo limitarmi a Osiride, altrimenti staremmo qui qualche ora. Iside comparirà solo come comparsa, diciamo. Iside e Osiride, conosciuti specialmente in tempi successivi, sono delle divinità particolari perché hanno conquistato i potenti, i faraoni, ma hanno conquistato anche il popolo e sono diventati, diciamo, conosciuti e venerati non solo in Egitto, ma poi con l'estensione greco-romana si sono espansi in tutto il mondo. Troviamo tracce veramente dappertutto, perfino nel nord dell'Europa. Quello che è importante è che nascono, invece Osiride nasce come un re, nasce come un re in un'epoca in cui i re non erano ancora umani, ma forse non erano ancora neanche del tutto divini. Plutarco ne parla come se fosse una specie di daimon, nel senso si rifà a questa teoria perché dice che sono qualcosa di più dell'uomo, ma risentono delle passioni umane e comunque hanno una vita che e vive nella carne, diciamo. Una persona che ormai è scomparsa, che considero mio maestro, ha detto una volta che c'è, come diceva anche Platone, un mondo delle idee, un mondo degli archetipi che informa il mondo materiale, no? E le afferenze di questo mondo degli archetipi sono dei simboli che vengono dalla realtà e che pian piano si arricchiscono, si correlazionano e diventano sempre più importanti fino a incarnare, diciamo, un archetipo, a formare un archetipo. Ecco, questo è il caso proprio di Iside e Osiride, perché hanno delle caratteristiche talmente importanti, talmente vaste, che sono comunque dopo sono rimaste incollate a questi personaggi e sono conosciute quando, almeno, diciamo, le persone che conoscono Osiride o conoscono Iside, hanno già un'intuizione di tutto quello che c'è collegato, che è veramente tanto. Se prendiamo le rappresentazioni ufficiali, come questa che viene dal tempio di Seti I ad Abydos, vediamo la coppia Iside-Osiride. Osiride qui è veramente stupefacente perché ha un sorriso ineffabile che esprime tutta la serenità, tutta la saggezza, tutta la conoscenza, la sapienza di chi ha fatto un passo oltre il mondo materiale e quindi dal mondo dei vivi è passato al mondo della Duat, il mondo dei defunti, ma che viene chiamato il mondo dei viventi, perché lì ci sono ancora viventi. Quello che ho cercato di fare è questo. Normalmente chi parla, chi si interessa di Osiride, lo vede come lo vede in questa raffigurazione qui, una raffigurazione statica, in cui lei è in una posizione eretta, mummiforme, quindi avvolto nel sudario, solo le mani sporgono con questi simboli della regalità e della, diciamo, delle sue funzioni, e con questo sguardo quasi assente, proteso nel suo mondo dell'aldilà, ma secondo me è bene anche accettare che Osiride, nella sua vita mortale, ma anche continuamente nelle sue trasformazioni successive, nella Duat, ha tutta una serie di situazioni diverse in cui non è così ieratico, così diciamo impettito e rigido, ma esprime le forze della natura che si muovono e le forze dell'aldilà, le forze divine che informano tutto quello che c'è nel mondo e che contrastano il caos. Iside e Osiride uniti nel bene e nel male, nella vita, nella morte, ma in realtà non è sempre stato così. Nascono come divinità in epoche molto antiche. Nell'antico regno, diciamo, Osiride è una divinità tinita che ha preso già qualcosa da un'altra divinità, è Angeti, una divinità pastorale di Busiris del Delta. E compare come diciamo un pastore, quindi ha il pastorale, ha questo bastone ricurvo che è una delle sue caratteristiche. E anche la corona bianca, questa specie di cappello, è presente già anche in Angeti.
nella sua evoluzione ad Abydos, Osiride assorbe anche altre divinità locali. Una è Kenti Amenti, che significa il primo degli occidentali, no? Quindi è il primo dei defunti, era una divinità della necropoli di Abydos. E Osiride lo assorbe al punto tale che quando nei suoi misteri risorge dalla morte e si trasfigura, viene chiamato Osiride Kenti Amenti, quindi diventa un epiteto, una parte del suo nome. C'è anche un'altra divinità che afferisce ad Osiride pian piano, che era più antica di lui, che è il dio Sokar, dio Menfita Sokar della necropoli, a testa di falco. Anche lui viene pian piano, si assimila, non viene assorbito completamente, ma fa parte di una specie di divinità multipla che si chiama Sokar Osiris, oppure addirittura Sokar Ptah Osiris, quindi addirittura insieme col dio Ptah. Questo per dire che c'è stato un crescendo di importanza in cui Osiride ha assorbito non solo i nomi, ma anche i simboli di altri dei. Iside non ebbe all'inizio dei templi dedicati, non li ebbe per tanto tempo, pur diventando pian piano sempre più conosciuta ed espandendo la sua notorietà in tutti gli ambiti. Appena in epoca tarda cominciò ad avere dei templi, e soprattutto in epoca tolemaica. Difatti, quello che vedremo oggi, ci accenneremo almeno un po', è il Tempio di Fil, uno dei più grandi e dei più ben conservati, tra l'altro. Qui vediamo Osiride sul suo letto funerario. Ci sono ben cinque falchi, di cui uno è Iside, che è appoggiata sul suo membro virile, perché è il momento in cui riesce a ottenere, diciamo, il concepimento del successore di Horus, no? Ecco, questa scultura, secondo me, è stupenda, bellissima, è stata trovata da Melinò nelle tombe di Ger a Umm el Kab, Abydos, e questa necropoli. Una necropoli antichissima, risale a Nakada I, ma venne usata ancora avanti fino alle prime dinastie. Ecco, una delle tombe, questa di Ger, venne reputata in età, nel Medio Regno, venne reputata la tomba di Osiride, per cui le dinastie successive la venerarono in modo particolare e le processioni si dirigevano proprio a questa tomba. Ecco, in questa tomba è stato trovato questo letto funerario veramente straordinario, che è databile alla tredicesima dinastia, quindi come il primo periodo intermedio. Altre connotazioni di Osiride, cercherò di andare rapido. Dal tempio di Dendera, questa è la stanza F, c'è una strana rappresentazione, veramente originale, non ne ho mai visto uguali. Due sacerdoti, anzi due divinità, che qui sono, diciamo, impersonate dai sacerdoti, Thoth da una parte sinistra e Shu dalla parte destra, sostengono uno strano telaio. Un telaio in cui si vede come riflessa un'immagine dell'occhio Ujat, l'occhio sano, l'occhio perfetto, che rappresenta la luna, in questo caso è scritto nei geroglifici. La cosa interessante è che sopra questo telaio c'è una piccola scritta, non so se si vede il mouse adesso quando lo sposto, dove c'è scritto il nome di Osiride. Quindi in realtà, e i geroglifici lo confermano, questa è la rappresentazione di Osiride in forma di luna, quindi una delle sue ipostasi è la luna. Ho trovato un papiro, il papiro del Louvre, degli inni a Osiride nelle sue varie forme. Ho estratto solo alcune frasi per evitare di farla lunga, e sono frasi che ci fanno capire che veniva, diciamo, accomunato, veniva identificato con la luna, per esempio nel primo, o colui che appare come luna, toro che ringiovanisce nel cielo ogni giorno. Ecco, quando entri in Abydos si rivela venuta l'esistenza della potenza di Osiride, e cioè Thoth nel processo di raccogliere gli elementi costitutivi dell'occhio, questo dice l'inno, quindi proprio identificato con l'occhio lunare. Quindi la tristezza viene scacciata perché ti alzi nel cielo, Osiride si alza nel cielo con l'occhio lunare. C'è anche un'identificazione, e questa è più tarda, nel senso questo papiro rispetto ai testi delle piramidi lo mette già in un modo differente. Nei testi delle piramidi il sole era affiancato a Osiride, ma non aveva questa identificazione. Qui dice Osiride Kenti Amenti, quindi Osiride già rigenerato, già trasfigurato. Dice: ti stai ringiovanendo all'orizzonte, come il sole, quando compare all'orizzonte al mattino nella forma giovane di Khepri, quindi lo scarabeo,
E ogni giorno, e stai invecchiando al momento giusto, quindi diventa vecchio come Atum alla sera, come il sole. Inoltre qui aggiunge questa frase che sembra copiata dagli inni di Ra: l'inondazione arriva al comando della tua bocca facendo vivere gli uomini, facendo fiorire tutti i prati paludosi al tuo arrivo. Ancora, l'identificazione di Osiride col Nilo. Questa parte di questo papiro ci rivela che Osiride prende il nome di Api addirittura, quindi si fonde a questo dio del Nilo, e vedremo che è importante anche questo compare nella nostra ricerca. Il cielo è tuo, tua è la terra, tua è l'alluvione, tuo è tutto ciò che è in loro. Nel tuo nome di Api sei il maestro di Maat, quindi compare anche il criterio della giustizia, maestro di giustizia, del maestro dell'ordine cosmico che detesta il caos e causa la distruzione dei fautori del male. Isefet il male, il caos, Isefetiu sono coloro che praticano il male. Un'affermazione fortissima: tue sono la vita e la morte, tuoi sono gli uomini e le donne. In poche parole, Osiride viene descritto e si è caricato di ulteriori simbologie, di ulteriori valori. Passiamo adesso ad alcune raffigurazioni che sono prese dalle mie varie foto che abbiamo fatto nella Valle di Re. Questa è la tomba di Ramesse V e VI. Ci sono due raffigurazioni appartenenti a due testi diversi, si assomigliano, adesso vediamo rapidamente di cosa trattano. Ecco, qui Osiride non è più nella forma statica, ieratica, un atteggiamento da re. Qui ha una forma sofferente, è una forma in cui il suo corpo è piegato e come diventato più molle, ed è definito come colui del cuore stanco, stanco di cuore. Quindi è il momento della sofferenza, il momento della necessità di un'ulteriore energia, di rivitalizzarsi, di rigenerarsi, di tornare in vita in maniera definitiva. Qui abbiamo nella parte sinistra del Libro delle Caverne, sopra il corpo arcuato di Osiride, c'è scritto Osiride Kenti Shetauf. Quindi Osiride, diciamo, a capo dei suoi misteri. Shetauf sono i misteri, Shetauf sono i suoi misteri. In questo momento il sole è partecipe della sorte di Osiride. E vedete la sfera solare tra i piedi e le mani. Il sole in questo momento cerca di dare le energie mentre passa nella Duat a Osiride nelle ore notturne, ma Osiride, vedremo che al mattino, gli concede la possibilità di rigenerarsi, di germogliare, di tornare efficiente, tornare giovane. Per questo il sole rinasce da questa mutua collaborazione, il sole rinascerà potente al mattino. Quindi già nella Duat vediamo uno scambio. Nel Libro della Terra la scena è ripresa, è un po' diversa, perché in questa scena Osiride è circondato da un serpente che lo protegge, c'è il suo figlio Horus che lo assiste, Iside e Nefti sono ai suoi fianchi, e la cosa importante e particolare è che non solo c'è il nome di Osiride sotto le mani di Horus, ma sopra c'è la parola Kat, che significa il corpo fisico, il cadavere, il corpo carnale. E questo è importante perché identifica questo momento di sofferenza con un corpo fisico ancora. Qui siamo in un'altra fase delle vicissitudini di Osiride, è sul letto funerario e si sta, diciamo, ed è sottoposto ad un trattamento particolare da parte di Iside e Nefti, che usano la magia, usano le ali e usano questa piuma che hanno in mano per generare una corrente d'aria rivitalizzante che lo porterà a tornare in vita ed alzarsi dal letto. Quindi è importante ed è nelle solite cappelle osiriache di Dendera. Qui siamo in una fase ancora successiva, Osiride è già rigenerato, è resuscitato, rigenerato, trasfigurato e diventato non solo un morto ma vivo, un defunto che ormai ha fatto un passaggio di stato, non è più nel mondo materiale ma è nel mondo metafisico dell'oltretomba, ma è anche diventato re, il re dei defunti che lui chiama viventi, è assiso sul trono. E non solo ha il pastorale come simbolo regale, invece del flabello,
che è l'altro simbolo regale, nella mano porta l'Ankh, perché lui concede la vita a coloro che ne sono degni. Vedete la sfilza di uomini, di persone che avanzano sulla scala verso di lui, ed è anche responsabile quindi della giustizia e della distribuzione di questa vita. Qui vediamo la bilancia della psicostasia rappresentata ancora in modo abbozzato, perché tutto questo disegno che è della tomba di Orenbeb, della Valle dei Re, è ancora non compiuto, è incompiuto. Vedete, ci sono ancora i segni delle griglie sottostanti che servivano a dirigere il disegno. È uno schizzo praticamente, di cui alcune parti sono più complete, altre meno. Altri ruoli di Osiride, qui lo troviamo sul soffitto di Senmut, quindi soffitto astronomico dell'epoca di Hatshepsut, e troviamo sia Siri e Iside in questa terza colonna, da partire da sinistra, sia subito vicino anche Osiride. I loro nomi sono segnati su questo soffitto astronomico. Iside è identificata come Aset Sopdet, quindi Iside Sotis, Sirio, ed è su questa barca stellare. Nella figura vicino vediamo che ci sono diverse stelle, ci sono addirittura 5 colonnine più piccole, in questa c'è scritto Usir, quindi il nome di Osiride identificato con Orione, e il fatto che tutta la costellazione sia Orione si deduce anche dal fatto che le altre stelle compaiono in relazione a questo nome Sah, Sah e Orione. Questa prima colonna comincia con Her, A, Sah, quindi sopra il braccio di Orione, mentre d'altra parte queste ultime colonne hanno Ker, A, Sah, quindi sotto il braccio di Orione, e compaiono queste stelle che sono Mes-Hor, quindi un figlio di Horus, Iret-Hor, l'occhio di Horus, Usir, Osiride, e un altro Mes-Hor, quindi un altro figlio di Horus. Quindi questa identificazione con le stelle è importante. Osiride non solo era una stella fissa e ferma lì, ma aveva due funzioni principali. Da una parte era il precessore, quello che veniva prima di Sirio, e quindi in qualche modo lui preannunciava l'arrivo di Sirio, perché nel cielo la precedeva nel movimento stellare, e dal punto di vista invece delle sue funzioni di controllo del cielo, era il signore della parte meridionale, quindi delle stelle meridionali, che erano queste, che erano non solo Orione e Sirio, ma anche le altre costellazioni vicine, ed era quello che controllava ed aveva attenzione alle stelle immortali, che invece sono le stelle intorno al nord, le stelle settentrionali. Le stelle del meridione erano chiamate stelle instancabili, perché si ricomparivano ogni giorno, mentre le immortali non tramontavano mai. La stessa situazione dal punto di vista di identificazione, quindi Orione come Osiride e Sirio come Iside, sono in queste due figure. La rappresentazione ci fa vedere Orione, Sah, scritto nel geroglifico sopra, che guarda verso dietro, un uomo incidente che guarda verso dietro, questa è la sua caratteristica simbolica, e dietro c'è la vacca cosciata con una stella fra le corna. Nel geroglifico sopra è definita come Sopdet, quindi Sirio, e l'ultima parola è Iside, signora del cielo. Ancora una considerazione riguardo ai coinvolgimenti, diciamo, di Osiride nel rapporto fra Duat e Cosmo. Qui vediamo la barca solare che porta ormai nell'ultima fase del Libro delle Porte. Questa grande iscrizione fa parte di una lunga iscrizione nel tunnel dell'Osireion, che ho avuto la fortuna di poter visitare e fotografare. E questa barca con il dio del sole, con Ra, nella forma di scarabeo, quindi sta finendo il suo viaggio notturno pericoloso e sta per risorgere come sotto forma del parto di Nut, quindi la dea Nut lo partorirà al mattino. La barca solare è sostenuta dal Nun, quindi dell'abisso. Nella barca ci sono Iside, Nefti e tutti gli altri membri dell'equipaggio. Qui in testa alla barca c'è il faraone Meremptah col suo cartiglio, epoca in cui è stato inciso questo libro delle porte, uno dei tanti libri sacri,
In questa raffigurazione c'è anche Osiride, non si vede subito, lo vediamo meglio forse in questo disegno a fianco, che è un disegno della dottoressa Murray, che l'ha riportato quando ha analizzato queste incisioni, questi geroglifici. Adesso lo giro così si capisce meglio. Questa parte del disegno che rappresenta questo uomo strano con una specie di coda di scorpione è Osiride. La dicitura dice Osiride, lui circonda la Duat. Quindi ha una funzione legata alla Duat. Che cosa fa? Sostiene sul suo capo Nut. Il geroglifico vicino dice Nut che sta ricevendo il sole. Quindi ancora una volta il sole e Nut vengono in qualche modo aiutati nelle forze germinative, nelle forze rigenerative da Osiride per permettere al sole di rinascere al mattino. Questo è un coinvolgimento profondo. Quindi Osiride non è solo dio dei morti. Ancora una cosa che ci serve per, per la nostra ricerca, pian piano mettiamo assieme i pezzi e parliamo proprio di pezzi. Il corpo di Osiride viene smembrato da Set. Questo smembramento ha 10.000 interpretazioni di tutti i tipi, diciamo la più banale, la più immediata è che Set non voleva che venisse ricomposto. Potrebbe essere un modo politico per dare un'identificazione e una potenza a tutti i singoli templi delle città cardine di nomoi dell'Egitto, delle province, potrebbe avere anche invece una connotazione più strettamente misterica e quindi più sofisticata, esoterica, in cui lo smembramento corrisponde un po' all'operazione alchemica di Solve, che viene poi seguita dal coagula del riassemblaggio dei pezzi. Per non però uscire dal seminato, parliamo archeologia, parliamo di egittologia. Ad Endera ho trovato proprio un'immagine, qui l'ho tradotta dal francese perché era stata tradotta da Chassinat, e erano descritti, e per fortuna sono rimasti, un elenco di contenitori, di misure che servivano per contenere delle sostanze con cui venivano fatti dei modellini dei vari parti del corpo di Osiride. E quindi sono riportate le misure, si trattava come dei misurini, dei contenitori con misure specifiche, riempiendo i quali si otteneva la quantità giusta delle sostanze che servivano a creare questi modellini. Poi ne parleremo in dettaglio. Quello che mi ha colpito è che si parla appunto di tutte le varie parti, in alcune tradizioni sono più numerose o meno numerose, qui sono 14. La cosa interessante è che ho notato che la maggior parte delle parti, dei membri di Osiride, basta un kai, diciamo, di contenitore, una misura per crearli. Quindi vediamo la testa, un kai, i piedi piccoli, un sesto di kai, il braccio, un kai. Quello che mi ha, diciamo, sorpreso è il cuore, invece, è più grande, quindi usa due misure di kai. No, non voglio farvi ridere, però diciamo, se arriviamo alla quart'ultima, quint'ultima riga, vedete che il fallo addirittura ne ha quattro di Kai, perché quindi deve essere una cosa piuttosto tosta come realizzazione. Parleremo di queste figurine più avanti, perché fanno parte proprio della gestione dei misteri. Un'altra specificità del luogo di sepoltura, dove venivano sepolti queste parti del corpo di Osiride. I templi erano, diciamo, queste cappelle erano speciali, erano cappelle comunque ipogee, ma avevano tre caratteristiche fondamentali. Una attorno alla parte che conteneva il sarcofago, dove c'era la parte da seppellire, erano circondati da un canale d'acqua. Questo è l'Osireion, l'ho ritoccato un po' di colori, ma è una foto che ho preso dal web. Quindi l'acqua era necessaria. Un'altra particolarità, di solito c'era un tumulo. O veramente fatto di terra o simulato, ma c'era un tumulo, quindi una forma ad ogiva sopra piena che copriva, come il tumulo primordiale della nascita del cosmo, copriva la tomba di Osiride. Ultima caratteristica importante, in tutte le tombe, quelle disegnate o quelle che sono state trovate nei resti, sopra il tumulo o nei dintorni c'erano numerosi alberi. Un boschetto di alberi misti, ma soprattutto un albero in particolare, l'acacia, che era strettamente collegata alla scomparsa, quindi alla morte di Osiride,
si ritrova citata in tutte le fonti. Facendo un rapido riassunto per capire questo simbolismo e questa attinenza a degli archetipi straordinari, vediamo le caratteristiche di Osiride, così chiudiamo in 360 gradi questa prima analisi. Osiride quindi incarnava il buon pastore, l'abbiamo visto già dall'inizio con Angeti, il custode della necropoli, con Socar, ma impersonava anche il sole, la luna. Era un maestro di vita, perché abbiamo visto che era colui che dava anche la vita e giudicava. Era la via per l'eternità, perché lui rappresentava e insegnava un percorso da fare per arrivare, diciamo, a superare il momento della morte in modo positivo, in modo da sopravvivere, gloriosamente, trasfigurandosi. Era il fratello perfetto, che però fu ucciso. Era il fratello non solo di Set che lo ha ucciso, ma era fratello anche di Iside, di Nefti. Era nato dallo stesso padre o dalla stessa madre, almeno nella parte teologica. Era lo sposo perfetto, lo sposo amorevole, lo sposo importante che Iside adorava. Ed era un amore che era oltre l'amore fisico. Difatti non avevano figli fino a che Osiride non è morto. Poi la fecondazione è stata, il concepimento di Horus è stato un fatto, diciamo, spirituale, successivo. Quindi era un amore veramente spirituale, un amore straordinario. Osiride era anche la pina fecondante del Nilo, abbiamo visto, identificato con Api. Era il fratello che, questo è un archetipo che si ritrova in parecchie mitologie di altri popoli, ma anche si ritrova nella Bibbia con Caino e Abele. Il fratello invidiato e ucciso. Era anche il morto risuscitato, quindi colui che è stato ucciso, ma e che è riuscito a risuscitare non solo, ma è risuscitato trasfigurandosi in qualcosa che non era più un essere umano, non ha solo continuato la sua vita, ma ha trasformato la sua vita. E non solo, ma in questa trasformazione ha acquisito un'importanza straordinaria, è diventato il signore del regno dei morti. Osiride è anche il padre del nuovo re, è una funzione particolare, perché il nuovo re è in realtà è in processo ciclico, quindi continuamente nella morte del vecchio re e rinnovamento del nuovo si assiste come a un ringiovanimento, una specie di ciclo in cui la funzione regale si perpetua. E colui dagli innumerevoli nomi. Questa è una caratteristica che hanno tutti, che hanno tutte le divinità importanti, lo vediamo anche nella teologia ebraica. Colui che riscatta l'umanità, la civiltà umana, nasce con la, diciamo, l'uscita dalla bestialità, dalla brutalità, innescata dalla presenza di Osiride. Ma lui è anche la fertilità della terra, il verde, abbiamo visto. Il ciclo delle stagioni connesso col sole e la luna. La rigenerazione, la capacità di vegetare, quindi di trasformare una cosa statica apparentemente morta come un seme secco, trasformarlo in un essere vivente, in una pianta. Osiride però era anche mago, conosceva la magia e conosceva delle operazioni particolari che gli permettevano di avere ai comandi una specie di legione di messaggeri o demoni che si vogliano chiamare, che erano capaci di intimorire perfino l'Enneade. Si chiamavano quelli dalle dita aguzze e dai coltelli taglienti. Erano veramente tosti. Osiride era connesso con le stelle, abbiamo visto Orione, colui che precede Sirio. Osiride era anche il signore del silenzio, una cosa che ritroveremo nella nostra ricerca, perché è proprio così l'Abaton, un luogo silenzioso assolutamente. Mi ricordo rapidamente un racconto che appare nell'Oasita Eloquente, dove c'è questo oasita che è stato fregato da un collega e si rivolge a un funzionario per sanare questo torto, ma il funzionario non lo ascolta e quindi lui si lamenta. A un certo punto il funzionario dice: ma scusa, cosa ti lamenti? Sei in presenza di una stele di Osiride, il signore del silenzio, non puoi fare questo fracasso e continuare a parlare. E lui, per tutta risposta, approfitta e dice: beh, allora mi rivolgerò anche a lui, grande signore del silenzio, aiutami per sanare questa questione. Quindi le gira in questo modo. Osiride è anche re, è un re sopra le righe, non è un re umano. È anche giudice, perché si appoggia a Maat, è favorito da Maat e diventa
colui che decide del destino di chi si presenta alla sua presenza dopo aver superato tutta una serie di prove. È anche Signore dell'eternità, perché ormai una volta che è passato in quel ruolo diventa anche Signore del tempo, ed è nemico di Set e del caos. Adesso che abbiamo fatto questa rapida carrellata, ci vorrebbero giorni per parlare di tutto, ma sono costretto, diciamo, a fare questo lavoro rapidamente, possiamo andare avanti. Parliamo ancora degli eventi principali, riassumendoli, perché? Perché tutti questi eventi che connotano i passaggi, i vari passaggi di Osiride e il suo viaggio, il suo percorso da un mondo all'altro, e cioè il tradimento, la passione, lo smembramento, il riassemblaggio, la mummificazione, l'accompagnamento alla sepoltura, la resurrezione di Osiride e la rigenerazione, trasfigurazione, dipartita dal mondo dei vivi, l'assunzione del comando nel regno dei morti, la sconfitta delle forze del caos, tutti questi sono passaggi che formano un'incastellatura, formano una substruttura che si sottende alla formazione dei misteri e alla loro messa in opera. Misteri che troveremo descritti in modo esoterico abbastanza chiaramente, anche se ci mancano dei dettagli, e che comportano tutta una parte invece segreta, esoterica o comunque più profonda, che è conosciuta soltanto da pochi eletti, che sono i sacerdoti di alto grado, gli iniziati. Ma l'importante è che questi misteri potevano essere vissuti e in prima persona, e quindi in parte si poteva anche usufruire di alcuni vantaggi anche per coloro che erano la gente comune, il popolo, perché venivano date delle istruzioni che suggerivano anche un percorso a un certo livello, e quindi potevano comunque sperare di avere qualche vantaggio e trovarsi quindi trovarsi trasfigurati. I misteri, in sostanza, come supporto fisico, supporto materiale e come espressione esoterica, avevano due particolarità. Uno erano le processioni, accompagnate da tutti i riti all'interno dei templi più segreti, e due, l'uso degli osiride vegetante, quindi di queste statuine, formate in modo speciale e portate in processione anche loro, e adesso vedremo rapidamente purtroppo anche queste. I misteri nell'Antico Egitto erano chiamati col loro nome, e cioè erano chiamati misteri. Quando i funzionari lasciavano delle stele, scrivevano: io ho fatto, ho realizzato il mistero di Osiride per il mio signore, bla bla, e quindi scrivevano questo geroglifico. Il nome misteri deriva dall'aggettivo sheta, misterioso, segreto, nascosto, difficile. Questo è il vocabolario del Faulkner. Da questo aggettivo deriva il nome, shetat, nome collettivo, oppure shetau, plurale, i segreti, i misteri religiosi. Ai nostri scopi però è importante vedere anche delle assonanze. L'unico altro nome veramente con la fonologia fonetica, diciamo, uguale è questo sheta, che vuol dire, con un determinativo diverso di albero, significa bosco, sottobosco. E converrete con me che il bosco e il sottobosco compaiono veramente in tante mitologie e hanno questo significato, cioè la penombra, il raccoglimento, la chiusura di questi alberi intorno a un punto centrale danno questa sensazione di segreto, di mistero, di protezione, che quindi ben si sposa con i misteri, e lo troveremo anche nella nostra ricerca. Vedrete alla fine che quadrerà tutto. Parliamo rapidamente ancora delle processioni. Prendiamo il sito più importante dal punto di vista processionale, quello di Abydos, dove in questo triangolo particolare tra il Tempio di Seti I e l'Osireion, il Tempio Grande di Osiride e la necropoli di Peker o Poker a sud, si svolgevano i rituali misterici nella loro globalità. Si parlava di processioni in cui si riviveva nel dramma sacro il combattimento fra il bene e il male, fra Horus e Set. In questo caso, per le vicissitudini
diciamo, per il sincretismo e per la presenza di altre divinità precedenti, Horus non compare. Questa è una cosa strana. Nelle processioni di Abydos non è Horus che fa la parte di colui che vendica il suo padre e che recupera i pezzi, e neanche Iside. Qui è Upuaut che fa tutto questo lavoro. È un rimasuglio delle vecchie tradizioni che non poteva essere annientato. Era stato inglobato nei misteri di Osiride. Quindi Upuaut combatte contro il Set, lo sconfigge. Upuaut prende i pezzi, li raccoglie, i pezzi del cadavere di Osiride, li ricompone, li porta nella casa, nel palazzo dell'oro dove viene imbalsamato, dove viene mummificato, perdon, e dopodiché nella grande processione che parte dal tempio di Osiride e va verso la necropoli di Pekar, ci sarà questo viaggio simbolico in cui all'inizio addirittura Osiride passerà attraverso il lago sacro del tempio con una barca, la barca Neshmet, e questo passaggio simbolico significherà proprio il passaggio dal mondo dei vivi materiale attraverso una trasfigurazione nel mondo dell'aldilà. Ormai, insieme al suo cadavere, ci sarà presente anche il suo Ba, quindi la sua anima trasfigurata, e andranno verso Pekar, questa antica necropoli dove si supponeva fosse la tomba di Osiride. Prima di questa grande processione c'era appunto quella piccola, quella di Upuaut, in cui si combatteva questa battaglia, diciamo, simulata, ma in cui sembra che se le dessero di santa ragione, da quello che si legge. E c'era anche un'altra processione, un altro filo processionale, e questo si deduce sempre dalle lapidi, dalle stele che si trovano lungo i percorsi, che andava dal tempio di Seti I al grande tempio di Osiride e viceversa. C'era la barca Henu di Sokar che veniva portata, c'erano altre cose, altri suppellettili, oggetti, e quindi c'era anche questa processione. Nei luoghi dove non c'era tutto questo spazio, come in questo caso, questo wadi di 2 chilometri in mezzo al deserto, che è suggestivo, l'abbiamo fatto a piedi una volta, era incredibile. In altri posti come le isole, per esempio, che andremo a vedere dopo, dove non c'è questo spazio, non c'è questo percorso, si faceva una processione in barca, c'erano tante barche che si muovevano. L'altro aspetto, quello dell'Osiride vegetante, si trattava di questo, ricordando e riprendendo in modo non solo simbolico ma anche fisico la proprietà rigenerativa germogliante di Osiride, si creavano delle statuette piccole, erano grandi un 40-50 centimetri, di due tipi, o erano a forma di stampo, quindi un mattone scavato come questo in alto a destra. Si riempiva di sabbia, di terra, ci si metteva dentro i semi di orzo e veniva bagnata per tutto il mese di Koyak, che era il mese in cui avvenivano questi misteri, e alla fine germogliava. La statua germogliata, più importante, viva, rimaneva nel tempio, come Osiride vivo. La statua dell'anno precedente, che era secca e ormai morta, veniva portata in processione insieme col Ba di Osiride alla sepoltura. L'altro tipo di modello era un modello 3D, quindi c'era proprio questo impasto che conteneva altre cose, era più solido, c'era limo, l'argilla per tenerle insieme, veniva messo in uno stampo fatto da due estremi, da due componenti laterali, è proprio descritto nel libro, poi lo vedremo. Le componenti mettevano in pressione questa argilla con dentro i semi, si lasciava asciugare, poi si tirava fuori e lo si bagnava, si teneva umido fino a che i germogli non comparivano alla superficie rompendo la statua. In realtà la statua veniva anche dipinta, non dei colori della morte, quindi non il verde e il nero, ma veniva fatta la faccia con giallo ocra, quindi come un vivente. Tutti e due questi tipi di statue venivano fatti in tre modelli diversi. Uno era il modello che si chiamava Khentiamenti, quindi il modello osiriaco, uno si chiamava Sokar Osiris, e quindi era con la testa di falco per Dio Sokar, e il terzo era il membro del corpo di Osiride che veniva sepolto in questo tempio. Ogni tempio aveva il suo pezzo di Osiride. Questo, per esempio, è il modello di Sokar Osiris, e vediamo dentro c'è anche la statuina di Osiride che ha il fallo eretto proprio per la sua funzione germinativa simbolica, no? Il rituale dei misteri del mese di Koyak, quindi il quarto mese della stagione della piena, diciamo, tutto il mese, quasi dal 12 al 30, era dedicato ai misteri. Nelle cappelle osiriache di Dendera
c'erano delle stanze che erano proprio le stanzette ausiliarie dove c'era descritto quasi tutto quello che concerne la creazione di queste statuine, pesi, misure, tempi, le vasche che venivano usate, di cui sono stati trovati dei campioni qui sotto, in granito o scisto, e anche la metodologia con cui ciascuna città diversa in giro per l'Egitto faceva questo tipo di lavoro. Erano somiglianti ma non uguali. Ci resta ancora questo particolare degli alberi e poi cercheremo il nostro luogo nelle isole. Gli alberi dedicati a Osiride sono in sostanza il più importante, la caccia. La caccia che aveva avvolto il suo sarcofago quando era stato buttato, chiuso nel sarcofago nel Nilo per morire annegato, e la corrente l'aveva portato in mare e è andato a finire fino a Biblos, dove era stato, il sarcofago era stato avvolto da un albero, una caccia probabilmente, e questo è rimasto l'albero sacro per Osiride. Qui vediamo come in questo modello il tumulo, la tomba di Osiride che sta sotto, è fatto parzialmente a immagine del geroglifico per Iat, che vuol dire tumulo o posto, luogo. Ecco, in queste altre rappresentazioni, per esempio nella prima di Dendera, si vede la caccia che avvolge il sarcofago di Osiride e che quindi diventerà il suo albero sacro. A destra, in alto, vediamo una raffigurazione che sta su File, sull'isola di File, ed è l'albero di Sicomoro, altro albero importante per Osiride. Sotto a sinistra abbiamo la caccia, sempre su questo simbolo particolare del tumulo di Osiride, e quando ho visto questo disegno di Juncker mi sono ricordato che io avevo una foto di questo posto. La foto è questa, e fa parte del chiosco di Taarqa, che si trova a Karnak, proprio dove c'era il baretto delle bibite vicino al lago sacro. Lì c'è una parte a cui non si può accedere di solito, ma scavalcando il muro, insomma, si può fare. E lì c'è questo architrave della 25esima dinastia di Taarqa, dove si vede, anzi adesso lo vediamo più in grande, dove si vede, qui l'ho evidenziato, il tumulo osiriaco con sopra la caccia. Che sia una caccia si identifica grazie al geroglifico scritto vicino, è Shendet, il nome proprio della caccia che l'identifica. Shendet Nehenu, quindi la caccia del contenitore. In questo caso il faraone Taarqa da una parte e la sua sposa dall'altra difendono Osiride con questi rituali, il lancio delle quattro sfere ai quattro punti cardinali e il lancio delle quattro frecce ai quattro punti cardinali. Un rituale che avevo analizzato sul tempo, molto interessante. E finalmente andiamo in cerca di questo tempio. Siamo a 700 km da Menfi, quindi siamo nel profondo sud, al confine fra l'Egitto e la Nubia. Siamo praticamente poco sotto la prima cataratta. La posizione geografica è proprio particolare. Questa è la situazione vista da Google Earth, quindi attuale satellitare. E vediamo subito che la situazione non è quella naturale. Ci sono due dighe. La vecchia diga Old Dam di Aswan, iniziata o finita anzi nel 1902, e innalzata parecchie volte fino al 1933 per cercare di contenere le acque del Nilo e formare un lago, ma siccome non ce la faceva ne hanno aggiunto un'altra nel 1970 con i collaudi che hanno durato fino al 76. E nel frattempo le acque qui tra le due dighe si sono innalzate e ci sono stati un sacco di problemi. Adesso intanto identifichiamo le isole che sono File, questa più piccola. File veniva denominata Yurek, quindi isola di Rek, oppure Pa Yurek, la isola di Rek, in copto Pilak o Pilak, che diciamo la parte Yu significa isola, non c'è dubbio. Rek, il significato, l'accezione più riconosciuta è del tempo, isola del tempo. E vedremo che anche questo ha a che fare con la soluzione del nostro enigma. Bighe, l'isola che sta sotto, che attualmente sono in questo rapporto, l'isola sopra di File e sotto Bighe. Poi vedremo che non era così in antichità, miracoli. L'isola di Bighe si chiamava Senemut o Senemet. E Senem è una radice geroglifica che ha a che fare con il cibo o con la preghiera. Vedremo che anche questa ha una connessione effettivamente realistica. L'Abaton si trovava sull'isola di Bighe, quindi era vicino a File, ma non su File,
l'Abaton si chiamava Yuwab, quindi isola pura, o Yat Wabet, quindi luogo o tumulo puro, e ospitava la reliquia di Osiride. Su questa isola, oltre che il tumulo, c'era anche il tempio di Osiride. Cosa è successo nel 77, dopo che ormai le dighe avevano fatto innalzare il livello dell'acqua? La vera posizione di File, lo vedete qui, non era sopra Bighe, era a fianco. Questa era la vera isola di File. Con la sommersione dovuta all'innalzamento delle acque, semplicemente a un certo punto è annegata, è andata sott'acqua. A questo punto l'UNICEF, insieme con una ditta italiana, ha cercato di risolvere la situazione. Hanno messo delle paratie attorno all'isola, l'hanno prosciugata, hanno fotografato, documentato tutto, smontato tutto, un'impresa titanica. Hanno portato tutti i templi a pezzi su quest'isoletta chiamata Gilchia, che era sopra l'isola di File. Quindi adesso la situazione è questa, il buco nero che vedete qui è ciò che rimane della File originaria. Quali sono le implicazioni? Prima, da File, dal lato occidentale, quindi guardando verso il regno dei morti, verso la Menti, si vedeva l'isola di Big, si vedeva il tempio di Osiride. L'Abaton non si sa. Adesso no, adesso dall'isola di File si guarda verso occidente e si vede l'isolotto, ma non è più l'isola di Big. La situazione era ancora più complessa. Questa è la vera situazione che avevano sott'occhio gli egizi. Big era ancora più grande. L'acqua era più bassa e emergevano delle parti pianeggianti, e quindi le due isole di Agilchia e quella vicino, che adesso contengono File e il suo dirimpettaio, erano delle cime montuose dell'isola di Big, che era molto grande, era un'isola verde, piena di colture ed era conosciuta per essere veramente il gioiello di questa zona, mentre le due rive del Nilo erano desertiche, rocciose o sabbiose. Quindi sono successi parecchi disastri. Quando è aumentata l'acqua, adesso lo vediamo, le terre emerse sono diventate terre sommerse, le paludi sono sparite perché l'acqua è arrivata a livello delle rocce e l'isola di File è stata sommersa, quindi abbiamo dovuto trasferirla. Cosa accadeva sulle rive? Anche questo fa parte del nostro studio. Qui vedete le isole un po' ricostruite, sono più larghe, più verdi, le ho trasformate. Big è diventata tutt'uno con Agilchia, quindi le ho rimesse come erano ai tempi degli Egizi, e File quel bianca con i suoi templi. Sulla riva est correva una strada che ci rende conto del perché era così famosa File. La zona desertica che ospitava questo specchio d'acqua, pur essendo inabitabile, era percorsa molto frequentemente. Troviamo steli e graffiti di tutte le epoche, da Merenra della sesta dinastia, Sesostri, Amenemhat, Tutmosi I, quindi diciottesima, addirittura Akhenaton, Ramesse II, fino alla venticinquesima dinastia, tutti passavano per questa strada per commercio o per controllare con le forze militari la Nubia. Altrettanto succedeva sulle isole. Vediamo che ci sono delle incisioni che risalgono un po' a tutte le epoche, Tutankhamon, Ramesse II, sull'isola di Senemut, sull'isola di Bighe. La cosa importante è i picchi gemelli. C'era una montagna con due picchi, chiamiamola montagna, insomma, era un rilievo con due picchi rocciosi abbastanza singolari, chiamati picchi gemelli, con incisioni di tutti i tipi, di tutte le epoche, e adesso vedremo perché erano importanti. Fanno parte anche queste della nostra soluzione finale. Erano dei picchi stranissimi, erano due picchi identici, separati da una piccola distanza, posti ad est rispetto a File. E stavano su questo massiccio roccioso. Erano talmente particolari che non sono sfuggiti all'occhio dei sacerdoti, che li hanno definiti in modo particolare, li hanno ricoperti di scritte geroglifici e hanno raccontato che alle base di questa struttura c'erano dei gorghi da cui nasceva la piena del Nilo. Qui cominciamo ad avvicinarci al nostro disegno finale. Questo è quello che rimane oggi dei picchi di Conosso. Se andate all'isola di File con la barca, li vedete, sono ridotti a due isolotti, quindi sono sommersi. L'isola di Senemut, o Senemet. Non ho trovato cartine archeologiche, ci saranno, ma non le ho trovate. Quindi ho preso la cartina da Google Earth, diciamo, l'immagine satellitare, l'ho trasformata, l'ho manipolata in modo da farla assomigliare a una cartina
archeologica. In realtà quelli che si vedono sono villaggetti nubiani che ormai sono abbandonati. Situazione questa antica, vediamo che Paiurek, quindi File, era di fronte a Bighe. Vediamo quello che resta del tempio. Il tempio di Osiride ancora ci sono tracce. C'è questo portale tolemaico, ritoccato in epoca romana, alcune due colonne, un paio di muri, ma è ridotto veramente all'osso, malamente. In epoca paleocristiana era stato sede di una chiesa che poi è andata distrutta. Queste sono le foto sempre d'epoca. Una, quella in basso, è quella quando il livello dell'acqua era alto. Si vede che dal tempio di Osiride si vedeva il tempio di Iside, il lato occidentale, e dal tempio di Iside si traguardava tranquillamente, si vedeva il tempio di Osiride. Al giorno d'oggi la situazione è più o meno quella che si vede nella foto a colori a sinistra, quindi l'acqua arriva alla base del tempio. Un rapido sguardo a File e ai suoi templi, facciamo partire in automatico la costruzione di templi, solo per capire che su quest'isola così piccola, 350 metri di lunghezza per 150 di larghezza, proprio veramente uno sputo, veramente piccolissima, c'erano dei templi numerosi di divinità diverse, troviamo anche divinità nubiane come Renslufis, che in realtà era la trascrizione nubiana di Iriemes Nefer, quindi il buon compagno. C'è anche un tempio di Imhotep. Ci sono poi i templi di epoca imperiale, quindi portale di Capilla di Augusto, chiosco di Traiano e soprattutto il tempio di Iside. Le epoche di costruzione sono, non dico recenti, ma insomma partiamo dal terzo periodo intermedio di Taarca, 25ª dinastia, poi Psammetico, Amasi, Nettanebo, gli imperatori romani, Tolomei e fino a Diocleziano. Quindi sono abbastanza numerose le strutture e sicuramente c'era qualcosa anche prima, ma non ci è dato sapere se dal nuovo regno c'era rimasto qualcosa. Questa è la piantina del Tempio di Iside e sotto si vede in grigetto rappresentato i resti del Tempio di Amasis, che era uno dei più antichi, non il più antico, ma era molto antico. L'altra cosa che ci interessa, che adesso ci porterà direttamente a parlare di Bighe, è il portale di Adriano. In questo portale scopriremo che è stato costruito nei tempi dell'imperatore Adriano, ma quello che ci interessa adesso è questo. Il portale guardava verso il Nilo, verso l'isola di Bighe, quindi verso il tempio di Osiride. Faceva parte delle strutture annesse al tempio di Iside, però questa struttura parlava di Osiride e parlava strettamente di lui e del suo Abaton, e questo ci aiuterà per concludere la nostra ricerca. Sulle porte di questo corridoio, sul portale che guardava sul Nilo, vediamo due simboli inequivocabili che parlano di Osiride, il reliquiario e il pilastro Jed. Dopo li vedremo come immagine, adesso vediamo dove stanno. Sulla parete a nord, dei cenni figurativi all'Abaton, l'ultimo geroglifico che adesso non ci interessa, il decreto che parla dell'Abaton, la scena del trasporto di Osiride dell'Abaton e Osiride con l'albero Yui. Quindi questo corridoio ci dà un sacco di informazioni. Sul portale, vediamo la parte interna, ci sono questi due simboli conosciuti dagli egittologi, ma anche da chi si è appassionato d'Egitto, il feticcio cosiddetto di Osiride, il reliquiario dove sono portate le in processione o comunque simbolicamente le reliquie di Osiride, e dall'altra parte il pilastro Jed, che significa che ha come significato la colonna dorsale, la spina dorsale di Osiride, che fa parte anche questo dei misteri. C'è un cerimoniale che si chiama innalzamento del pilastro Jed, che fa parte delle feste di resurrezione di Osiride. Il decreto si compone in due parti e qui troveremo le informazioni più pregnanti, più ricche riguardo il nostro Abaton, quindi questa sepoltura misteriosa. Il decreto contiene una serie di un inno al Ba di Osiride, accenni alla divinità e dopo soprattutto espone dei punti dispositivi, quindi un decreto dispositivo. Ci sono delle prescrizioni che ho riassunto per comodità e per lucro di tempo. Non lasciare mai mancare il latte nel luogo sacro dove è sepolto Osiride,
preparare per lui 365, un numero non casuale, tavole d'offerta poste attorno al luogo sacro, e questo ci racconta che il luogo deve avere attorno qualche supporto, non far mai mancare la libagione sopra di esse e non far mancare l'acqua attorno a lui, quindi questa era una prescrizione, il luogo doveva essere fatto in modo tale da avere l'acqua attorno. E la collocazione è fondamentale per questo. L'acqua non poteva essere stagnante, doveva essere fresca, non potevano cambiarla ogni giorno, se lo mettevano in cima al monte, no? Compiere servizio sacerdotale ogni giorno da parte di un gran sacerdote, e questo potevano farlo solo i sacerdoti dell'isola di Big, perché quelli della parte opposta dovevano appena attraversare il canale, no? Ma anche far sì che possa attraversare Iside, possa attraversare il fiume nei giorni di festa verso l'Abaton. Quindi qua ci racconta che c'era un cerimoniale che faceva parte sicuramente della parte misterica, che coinvolgeva Iside e la costringeva a portare, non la costringeva, è brutto, ma insomma prevedeva che Iside attraversasse il fiume per portare la sua, il suo sostegno e il suo contributo alla festa dell'Abaton. C'erano delle interdizioni qui particolari, perché non c'erano o erano diverse negli altri templi. Qui il suono non era ben voluto, almeno durante i periodi sacri, ma comunque il decreto è abbastanza chiaro: non lasciar battere il tamburo e suonare l'arpa o il flauto colà, non si poteva suonare, non lasciare che nessun uomo, grande o piccolo, vada in quel luogo, non lasciar cacciare né pescare fino a 40 cubiti, quindi prevedeva che ci fosse un po', che ci fosse la necessità di evitare attività a 40 cubiti, sono 20 metri circa, quindi doveva essere veramente vicino all'acqua se la caccia e la pesca potevano disturbarlo. Non lasciare che si alzi la voce nel sacro periodo in cui Iside si trova colà. E qui sappiamo che ogni 10 giorni Iside doveva andare in quel posto. Quindi sono tutte informazioni, queste che ho scritto in arancione, che hanno un significato specifico e ci aiutano a collocare funzionalmente e posizionalmente, vedremo come, questo Abaton ormai scomparso. Il decreto, la prima parte termina con la certificazione che il decreto è scritto da Thoth, firmato e sigillato dagli dei Ra, Shu e Geb. C'è ancora una cosa da vedere. Intanto osserviamo questa raffigurazione dell'Abaton. Dopo la vedremo anche più in grande. Qui a sinistra è importante vedere questa massa di rocce con sotto questa caverna, avvolta da un serpente. A sinistra, quindi sotto, c'è nella caverna una figura umana, sembra il dio Api, che versa l'acqua del fiume. Sopra sono rovinati, ma c'è un falco, un avvoltoio. Davanti all'isola c'è una dea che Shasinat ha chiamato Iside Hathor, che sta versando una libagione sopra un boschetto di alberi sacri su cui è appollaiato il Ba di Osiride. C'è scritto sopra, è il Ba di Osiride. Cosa importante, il boschetto, guardate qui, c'è questo segno, un segno geroglifico che significa canale. Quindi inevitabilmente questo posto doveva essere al bordo del canale, era molto vicino al canale. È come un po' un'indagine, mi è molto piaciuta sta roba del poliziesco. Davanti al Ba di Osiride vediamo Iside e Nefti, poi ci sarà anche Horus, ci sarà Amon. Alla fine, questo che è importante, c'era il decreto e poi c'era Thoth alla fine. Qui abbiamo riassunto, o un po' stretto, diciamo, il disegno di Juncker, e vediamo le rocce dell'Abaton con Iside Hathor davanti, il Ba di Osiride sul boschetto sacro vicino al canale, e alla fine vediamo anche il buon Thoth che sta scrivendo il decreto. Nella seconda parte del decreto, che è massacrato, quindi è rimasto poco, abbiamo una parte ritualistica che comunque ci dice qualcosa di utile. Dice che c'è una cerimonia in cui il Ba di Osiride, sul suo cadavere, viene all'Abaton. Ed è un falco con la faccia di uomo, come abbiamo visto dal disegno. E che dimora sugli alberi del boschetto sacro. Anche questo l'abbiamo visto nel disegno. Isi, Nefti, sono davanti a lui, Amon-Ra e Thoth lo lodano. Thoth emana un decreto per tutte le terre, è quello che sta scrivendo, e sappiamo adesso da questo testo che Iside e Arendotes, quindi Hor Negitef, che vuol dire Osiride che vendica suo padre, con la barca devono andare ad Abaton nelle feste. Il rituale in cosa consiste? Soffermarsi sull'Abaton, fare un'offerta funebre al fratello da parte di Iside, non lasciare che manchi la libagione,
e non lasciare che manchi mai l'acqua attorno a lui. Quindi questo si ripete un po'. L'interdizione è sempre quella: non lasciare battere il tamburo, suonare l'arpa e il flauto, nessun uomo che ci vada, non lasciare cacciare né pescare. Sulla parete opposta a quella del decreto vediamo i disegni che spiegano questo che è stato descritto e questi ci forniscono ancora informazioni. In questo primo disegno vediamo il trasporto di Osiride all'Abaton. Vediamo che Osiride in forma sia umana di cadavere come mummia sotto sulle spalle del coccodrillo e come descritto nei testi di Dendera il coccodrillo in realtà è Horus. Qui non è fatto bene il disegno di Juncker, in realtà il coccodrillo dovrebbe avere la testa di falco come si vede un po' dai rimasugli qua sopra. Nella parte sopra del disegno Osiride e Horus sono presenti ulteriormente, ma Horus invece di essere il coccodrillo è Harpacrad, quindi Arpocrate, Horus bambino, e Osiride in forma trasfigurata all'interno di questo sole all'orizzonte. Le informazioni aggiuntive sono queste. Il coccodrillo sta salendo verso la spiaggia dell'Abaton ed è immerso nei canneti, quindi sappiamo che ci sarà un posto dove c'erano dei canneti. In più il trasporto qui si verifica probabilmente di notte, perché ci sembra che ci sia il sole e la luna, ma Juncker nei suoi appunti ha scritto che questo sole era dipinto di nero, di scuro, quindi probabilmente era la luna nuova. Queste stelle danno l'idea, insieme con la falce di luna, che durante questo periodo ci sia stato il trasporto di Osiride. Altra immagine, sempre della stessa parte del corridoio, quindi di questo portale, si vede Osiride davanti a quest'albero che sembra un sicomoro, per dire la verità, e questo ci fornisce un'ulteriore informazione, cioè conferma che Osiride è in piedi sul canale, quindi l'Abaton sarà vicino al canale. In questa serie di inni ad Iside, ne ho pescato uno soltanto, dove dice chiaramente che Iside, vediamo solo l'ultima frase per farla rapida, è la prima sposa reale di un Nefer, il nome di Osiride rigenerato. L'Eterno che rigenera se stesso, che ha esaltato l'eternità, tu sei con lui a Senemut, quindi a Bighe. E quindi Iside, in questi inni, sta a Bighe con Osiride. Come sappiamo, da cosa sappiamo che l'Abaton aveva una reliquia che era di quella forma? Ci sono alcuni indizi molto chiari. Uno, stranamente, si trova nel tempio di Ibis, nell'oasi di Karga, a 250 km da qui. Come vedete, su una parete c'è disegnato un insieme di posti, luoghi sacri. Uno di questi rappresenta la gamba di Osiride dentro nel reliquario di Osiride, quindi non c'è dubbio, è proprio lui. Sotto c'è il segno dei doppi picchi di Econosso, è l'oro che identificava l'Abaton. Un altro posto dove viene referenziata la gamba è questa, che si trova proprio nel tempio di Iside a File. Vediamo questo contenitore, questo recesso molto piccolo e angusto, dove Iside e Nefti hanno ritrovato un paio di gambe e la gamba sinistra sta emanando degli zampilli, come a spiegare che il Nilo si origina da questa gamba. In effetti, da un testo di Dendera, dice la Kherit Aat, quindi la grande vedova, Iside salì all'Abaton, entrò in questa Duat segreta e trovò subito le gambe di Osiride. Si parla addirittura delle due gambe. Ultimo accenno, nel tempio di Edfu, dove andavamo a cercare con Marina, e nelle varie iscrizioni geografiche, oltre alla lista geografica dei vari nomoi, le province, c'era una piccola appendice che riguardava i luoghi sacri e qui era nominato il primo distretto di un Nefer, il Beato, che riversa il Nilo. Esso esce dalla gamba di Osiride, quindi c'è un'ulteriore conferma. Le fonti classiche. Ci sono degli autori che hanno scritto nei secoli successivi, dal primo secolo avanti Cristo fino al IV secolo d.C. Ho preso solo alcune frasi qua e là perché erano importanti per completare il quadro che abbiamo e per completare questa indagine, per trovare alla fine quello che cercavamo. Cominciamo da Diodoro Siculo, che commenta il fatto che i corpi di questi dei, Iside e Osiride, non riposano a Menfi, ma ai confini dell'Etiopia e dell'Egitto, nel cuore di un'isola sul Nilo, che si trova di fronte a un luogo chiamato File, che ha ricevuto per questo il nome di terra sacra. Esse mostrano, a riprova di questa affermazione, indizi che rimangono su quest'isola. La tomba eretta in onore di Osiride è venerata in comune da sacerdoti d'Egitto, nonché 360 vasi d'alibagione che gli stanno intorno. Qui il riporto
A Diodoro è stato un po' impreciso, erano 365, però va bene. Ogni giorno, infatti, i sacerdoti incaricati di questa funzione riempiono i vasi di latte e cantano canti funebri. È per questo motivo che l'isola è chiusa ai visitatori e per tutti gli abitanti della Tebaide, che è la più antica regione dell'Egitto, si considera che un giuramento è più grande quando viene prestato in nome di Osiride che giace a File. Quindi qua ci conferma i 360 vasi, ci conferma un po' tutto. Seneca, nelle questioni Naturales Quaestiones, libro quarto, dice: intorno a File, l'isola di cui stavo parlando, che assistiamo all'inizio dell'inondazione del Nilo. E qui è anche importante, a poca distanza da essa, da File, il Nilo è diviso da una roccia. I greci lo chiamano Abaton, nessuno può mettervi piede tranne i sacerdoti. Queste pietre sono le prime a sentire l'ascesa del fiume, questo è importante. L'Abaton in qualche modo era situato in un luogo che risentiva del crescere della piena, sarà stato un rombo, sarà stato qualcosa, ma le pietre tremavano, si muovevano, in qualche modo davano agli egizi antichi il senso che la piena stava arrivando. In più, aggiunge Seneca, a grande distanza si innalzano due scogli, che sono quelli di Conosso, famosi. I locali li chiamano le vene del Nilo, da cui sgorga un forte flusso d'acqua che non copre però l'Egitto. Quando torna la festa sacra annuale, i sacerdoti gettano l'offerta rituale nei gorghi di questo fiume. Ancora Plinio il Vecchio, sono tutti nomi abbastanza importanti. Plinio il Vecchio rapidamente parla delle cause di questa piena del Nilo e dice: il matematico Timeo presenta una ragione nascosta, che la sua fonte si chiama Fiala, guarda caso, è proprio File si tratta. Lo stesso fiume, esalando quel vapore, sprofonda nei cunicoli, dove si immerge nelle rocce fumeggianti. Divenuto il sole più caldo in quei giorni, è attratto il fiume dalla forza del caldo e sollevato straripa. L'importante è però questa storia che il fiume sprofonda nei cunicoli, quindi ci sono delle strutture sotterranee, qualcosa che fa in modo che l'acqua vortichi, che dia una sensazione di tumulto. C'è ancora Lucano nel suo Bellum Civile, perfino, che va a citare questo, dice: al di là, una terra dotata di virtù soprannaturali, che la nostra venerabile tradizione chiama Abatos, è la prima a sentire la scossa delle onde tumultuose, nonché i gorghi, che sembrava bene chiamare le vene del fiume, perché forniscono i primi segni visibili della nuova alluvione. Plutarco ci racconta che all'isoletta sacra vicino a File, quindi l'Abaton, Senemut, non si può mai accedere perché è sacrilegio anche solo avvicinarsi, nemmeno gli uccelli vi si posano e i pesci stanno lontani dalle rive. Ovviamente ha interpretato un po' queste interdizioni, le interpretate come se gli uccelli e i pesci sapessero che non ci si deve avvicinare, ma in realtà non era così. Una volta all'anno i sacerdoti vi sbarcano per compiere sacrifici funebri e per cingere di corone la tomba di Osiride. E qui un valore aggiunto, che giace all'ombra di una medite, una pianta di difficile riconoscimento, identificazione, che però citata nell'ambito di Osiride potrebbe benissimo essere una acacia, anche perché Plutarco aggiunge è una pianta che supera in grandezza tutti gli olivi. Ancora due cenni e siamo alla fine. Servio dice, e siamo già al IV secolo dopo Cristo, Seneca ha scritto sul paese, dice Servio, delle pratiche religiose degli egiziani. In questi scritti si dice che nei pressi di Siene, ai margini dell'Egitto, c'è un posto che si chiama File, cioè gli amici. Cioè lui ha interpretato File, Filai, ha detto greco, boh, vuol dire gli amici. E perché giustifica? Perché è lì che Iside fu placata dagli egiziani contro i quali lei si era arrabbiata per non essere riuscita a trovare le membra di suo marito ucciso dal fratello Tifone. E qui c'è il valore aggiunto, una volta che lei li aveva trovati, Iside, volendo seppellirli, ha scelto il posto più al sicuro nella vicina palude, che è un dato di fatto, è difficile da attraversare, perché è fangosa, piena di piante di papiro e di una certa profondità. E questo aggiunge ancora informazioni. E poi dice che al margine di questa palude c'è una piccola isola inaccessibile agli uomini, per questo chiamata Abatos. L'ultimo, faremo prima una piccola visione, perché è una cosa che merita, secondo me, ha un valore spirituale, metafisico,
profondo, incredibile, questa descrizione di Claudiano. Claudiano era un senatore, poeta romano nato ad Alessandria, quindi aveva avuto di prima mano le informazioni dei sacerdoti. In questo elogio a Stilicone, che era un capo vandalo, tra l'altro, che era assurto alla reggenza dell'impero perché i figli di Teodosio erano ancora piccoli, facendo un elogio a Stilicone, Claudiano, non lo so perché, ha messo dentro queste frasi che sono veramente straordinarie. Le vedremo adesso e completano in modo, secondo me, esemplare, il quadro delle descrizioni. Guardiamo prima ancora un attimo la descrizione fisica dell'Abaton, vediamo le rocce, il serpente, che quasi un uroboro, quasi si morde la coda, e dentro c'è questa figura di api che riversa il fiume, il falco, gli altri uccelli, l'avvoltoio, il ba di Osiride, qui c'è la dea Isis Hathor, e poi abbiamo tutti gli altri dei, e in fondo ricordiamo c'era anche il famoso Thoth che scriveva. E adesso leggiamo Claudiano, secondo me geniale. Un famoso archeologo belga, Dercen, ha messo in relazione questi scritti con File, soprattutto con l'Abaton, e veramente, secondo me, ha quadrato il cerchio. Dice Claudiano: c'è sconosciuta e lontana, impenetrabile alla mente umana, quasi inaccessibile agli dei, oscura madre di secoli, una caverna di immensa eternità, nel cui vasto seno ella produce e richiama i tempi. Vediamo qui una trasformazione, cioè la caverna non è una caverna d'acqua, una caverna di flusso d'acqua, una caverna in cui il flusso che scorre è il tempo. Un serpente, è come se lui fosse stato presente a questa scena, un serpente avvolge la tana e questo serpente divora ogni cosa col suo placido potere, lento, circolare, a spirale, come l'eternità ciclica egizia. Ed è perennemente fiorente grazie alle sue squame. Esso divora la sua stessa coda piegata verso la bocca, ritornando alle origini con un scivolamento silenzioso, veramente particolare. Guardiana dell'ingresso, una donna anziana dal bel viso. Ora uno dice: ma come dal bel viso? Un viso di mucca? Ma in realtà questa è Iside. Uno degli epiteti di Iside è colei dal bel viso. Ha centrato perfettamente. E l'ha chiamata Natura. Iside è la parte femminile della natura. È in piedi davanti alla porta, mentre anime alate pendono da tutte le sue membra. Ora questo pendono forse non è rappresentato, ma le anime alate sono sicuramente il falco e l'avvoltoio, che sono ipostasi di divinità, e il ba di Osiride. Ma la chicca finale è questa: un venerabile vecchio, e Thoth può essere un venerabile vecchio, inscrive leggi durevoli. Colui che divide i numeri per mezzo delle stelle, così come il loro corso e i limiti di tempo immutabili, grazie ai quali tutto vive e muore secondo leggi fisse. Con questa descrizione, secondo me, questa caverna, questo Abaton, acquista un'ulteriore dimensione che va oltre quella fisica che abbiamo visto finora. Veramente incredibile. E adesso concludo, mancano solo queste due slide. Tutto il lavoro fatto, tutta la raccolta di dati, tutto quanto per cercare di capire, alla fine non è stato facile e probabilmente non ho risolto un problema di cui non ho la chiave, effettiva, non si può verificare. Però ho scoperto intanto questa vecchia foto di File che risale ai tempi prima delle dighe, o comunque le dighe non erano appena costruite, anzi, perché è già un po'. L'acqua è già un po' alta, non ci sono le paludi intorno, né a File né a Bighe. Qui sta di fronte l'isola di Bighe, una foto aerea proprio storica. Il tempio, vedete, i tempi di File sono ancora distrutti, non l'hanno neanche ancora, gli archeologi non li avevano ricostruiti ancora. Bene, in questa isola di File, di cui vediamo la parte, diciamo, orientale verso File, di Bighe verso File. Vediamo che su Bighe si vedono le tracce di questo tempio di Osiride e vediamo che era molto alto rispetto all'acqua quella volta. Ho trovato una foto dell'epoca ed è veramente a una decina di metri dal livello delle acque. Quindi da File si vedeva il tempio di Osiride. Ora, in base a quello che abbiamo sentito, in base alle considerazioni sulla presenza sul canale, in base alle possibilità di raggiungere l'Abaton, che fosse nascosto, io ho provato a ipotizzare e mi sono venute in mente tre possibili locazioni. Come
collocazioni per l'Everton. E sono in questi posti un po' nascosti, un po'... Probabilmente qui l'acqua doveva essere un po' più bassa, ci dovevano essere delle paludi qua sotto, adesso è già un po' salita. Ma erano dei luoghi a cui bisognava pensare in termini di accessibilità, visibilità e di segretezza. Quindi guardando i percorsi via fiume per le barche, questo era il più vicino, senz'altro. Però forse era talmente vicino che si poteva anche vedere parti dei rituali che forse non dovevano essere visti dai comuni mortali. E forse era più opportuno metterli da una parte più distante o comunque in una parte che avesse dietro una spianata dove i boschetti potessero proliferare. Anche la parte del boschetto era importante. Poi c'era l'aspetto delle famose rituali quotidiani, quindi i sacerdoti del Tempio di Osiride dovevano provvedere loro, quindi forse questa era la locazione più vicina, questa di rimpetto al Tempio di Iside, però forse potevano anche camminare, non era distante, e raggiungere invece un luogo più opportuno dal punto di vista geografico, topografico. Mi è rimasto questo dubbio, però alla fine ho provato a guardare cosa succede riportando la situazione ai tempi attuali e quindi simulando l'allagamento. Vediamo che le acque sono arrivate a un certo punto, il tempio di Osiride qui su Bighe all'acqua ai piedi della scalinata, i templi di File sono sott'acqua come figurano nelle foto, e qui vedete che i possibili luoghi dell'Abaton sono sott'acqua da una decina di metri, quindi a meno che di non fare un'impresa subacquea con tutto il limo depositato, eccetera, credo che sia impossibile ripescare o ritrovare qualcosa. Quindi la conclusione è un'ipotesi per il momento non verificabile, ma ho voluto farvi un regalo finale e metterci anche la mia fantasia. Ho voluto immaginare come sarebbe potuto essere allo sguardo umano il famoso Abaton. Alla fine dei giochi io l'ho visto così. Ho provato a pensare che sia circondato dall'acqua, che avesse una forma di tumulo con sopra la famosa acacia, circondato dai boschetti, probabilmente studiato in modo che con le piene non fosse sopraffatto fino al tetto, ma che rimanesse ancora visibile. Qui ci ho messo un po' di offerte, forse non era così proprio, ma ho provato a ricostruirlo, a disegnarlo a mano, gli ho dato una colorita col computer. E con questo io vi lascio e vi ringrazio della pazienza per aver ascoltato fino a questo momento. Buonasera Vitussi, senta, lei a un certo punto ha parlato degli dei, di due dei, uno lanciava le sfere e l'altro delle frecce verso i quattro punti cardinali. Ora, in realtà non erano dei, era il faraone Taarqa, sì, 25ª dinastia, e la sua sposa. Ok, ma queste sfere e queste frecce che venivano scagliate verso i quattro punti cardinali, che lei abbia, non so se si è fatto un'idea o se ci sono degli studi dietro, cosa allora, rappresentavano? Allora, la storia delle sfere... Grazie. Per me la storia delle sfere è più nota perché ci ho fatto sopra una ricerca tempo fa. Ed erano usate in vari contesti, diciamo, il contesto protettivo era un rituale proprio per proteggere Osiride, in cui si faceva una specie di azione apotropaica per scacciare il maligno e le sfere dovevano allontanarlo. Ma l'interpretazione è dubbia in questo senso. In alcuni casi, come in un altro rituale in cui si usa la sfera, che si chiama Zeker Hemat, in cui si lanciavano le sfere addirittura tipo baseball col bastone, e le sfere rappresentavano l'occhio di Apofi, quindi l'occhio del male, e venivano distrutte dall'azione del faraone che le lanciava in modo che si frammentassero contro qualcosa. Nel rituale di Osiride invece in un papiro c'è descritto che le sfere avevano sopra inciso il nome di divinità protettrici, quindi una era Sekhmet piuttosto che Wajet piuttosto che Nekhbet e Bastet, e quindi il lancio delle sfere aveva una funzione di creare una barriera, quindi di proteggere chi si voleva difendere. Il fatto di essere lanciati ai quattro punti cardinali ha anche una connotazione metafisica di controllo delle quattro direzioni di base. Invece dal punto di vista delle frecce so che era un rituale usato anche in altri contesti, ma non ho informazioni più precise, nel senso che so che è un rituale analogo a quello delle sfere, quindi suppongo che abbia lo stesso valore di
di protezione, di difesa. Ci sono dei testi che ne parlano, ma al momento non mi viene in mente niente di più preciso, ecco. Ringrazio Andrea, perché le sue conferenze sono sempre estremamente coinvolgenti. E ricordo a tutti che venerdì prossimo ci sarà l'ultima delle conferenze sull'Antico Egitto con Susanna Moser, che ci parlerà di Oltre il Faro, l'archeologia di Alessandria tra mito e realtà.